Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera abbiamo solamente due ingredienti sul tavolo, ma alcuni li ho già utilizzati per fare i nostri broccoletti ripassati in padella, cioè aglio, olio, sale. Molto semplice. Allora, ho preso i broccoletti e li ho lessati, dopodiché li ho ripassati in padella con quegli ingredienti che vi ho detto poc'anzi. Quindi questi sono già pronti. In un'altra padella andrò a rosolare le nostre salsicce e poi ci vediamo sui fornelli. Vi faccio vedere come faccio io. Allora, questa ovviamente non è la ricetta originale, non vuole esserlo, non so neanche se c'è una ricetta originale, ma io faccio così: buco le salsicce. No, non si deve fare! Sì, lo faccio. Mia figlia mi dice sempre: no, mamma, così non si cuociono nel loro grasso. Infatti, io il grasso non lo voglio. Metto dell'acqua. Accendo e faccio bollire il tutto per qualche minuto fino a che non sgrasso bene le salsicce, perché evitiamo insomma il grasso in eccesso. Dopo che le ho sgrassate per bene, adesso le metto a rosolare, quindi qualche minuto di cottura e poi ci vediamo per fare il resto della ricetta. Allora, le salsicce sono pronte. A questo punto devo dividerle a metà e togliere ovviamente la cordicina e li andrò a mescolare con i broccoletti. Ci vediamo tra un attimo. Eccole qui, le ho tagliate a metà. A questo punto le vado a mescolare tra i broccoletti e le faccio cuocere per un'altra decina di minuti almeno per far insaporire il tutto a fuoco medio-basso con il coperchio. Ci vediamo a piatto pronto. Ecco qua. Pochi minuti ed è tutto pronto. Tutto sta a fare la verdura prima. A Eh sì, questo punto gli tocca l'assaggio. assolutamente sì. E allora prendo un coltello cercando di non grattare la padella perché insomma ci teniamo. Ecco qui. E Vai, di tutto, di più. Guarda che scotta, sta attento. Vai, vai, sono un eroe. E c'è pure le mani d'oro. Parlo io, sta dicendo che è buonissimo. Ragazzi, questo dentro una bella rosetta. Oh, il pane con gli spinaci che ho O il fatto. pane con gli spinaci. Ci sta benissimo. Ragazzi, buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a Ciao. tutti!